Un cordiale saluto e buona domenica da Simona De Santis che vi parla e da Gianni Epifani, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in diretta da Lecce. Accolti e benedetti dal Santo Patrono, entriamo nella tene delle Puglie, la Firenze del Sud, questi alcuni degli appellativi del meraviglioso capoluogo salentino, ricostruendo la storia della città pugliese tra i vicoli del centro abitato e gli elementi che la decorano da secoli. È un'immensità di splendore Piazza Duomo, un complesso armonioso di edifici religiosi e civili ben integrati con la cattedrale, con la facciata laterale più antica e più semplice, così come con il prospetto più recente, un vero e proprio inno alla santità di San Giusto, San Fortunato e soprattutto Santo Ronzo. Il primo vescovo della città ci accompagna indietro nel tempo al Teatro Romano, riportato alla luce all'inizio del 1900. I gradoni di calcare bianco ci ricordano gli anni dell'imperatore Augusto e ci fanno solo immaginare le 5.000 persone assiepate per la rappresentazione di tragedie e commedie. Poco più là, botteghe di artigiani cartapestai proseguono il viaggio nel passato, affascinando turisti e visitatori con lavori originali o restituendo all'antico splendore testimonianze uniche che da fasci di paglia e giri di spago si materializzano grazie a strati di carta e fine maestria in vere e proprie opere d'arte. Sono le ricercate merlature seicentesche di chiese e palazzi che fanno di Lecce la signora del barocco e che ci lasciano a bocca aperta davanti alla raffinata bellezza della chiesa di Santa Croce, telamoni allegorici di animali e figure grottesche, colonne corinzie, stemmi, putti e statue scolpite rivestono di pregiati gioielli l'intera facciata e incastonano nella parte più alta, come una gemma unica e preziosa, il grande rosone centrale di ispirazione romanica. Due ordini di colonne sorreggono il fastoso soffitto a cassettoni e dividono le volte delle tre navate, mentre tra i fregi dei capitelli è possibile scorgere l'altare della Trinità. Sia benedetto Dio Padre e l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per noi. Ci sentiamo di pregare guardando il cielo e scorgendo tra campanili e tetti la chiesa che oggi ospita la celebrazione. Intitolata a Sant'Antonio di Padova, è stata costruita nella zona chiamata Fulgenzio a metà del secolo scorso. Gli elementi che la caratterizzano e le torri campanarie che la fiancheggiano le conferiscono le forme gotiche tanto care ai francescani. La parrocchia, del resto, si collega all'azione pastorale dei frati minori e al loro servizio per la gente del posto, sull'esempio del poverello di Assisi. La Pinacoteca del convento ci parla della loro presenza in terra d'Otranto e attraverso le figure sacre ci aiuta a prepararci al Natale e a riconoscere, in alcuni pezzi unici, il gesto immenso d'amore dell'Incarnazione. Venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia, quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. In questa seconda domenica di Avvento, il precursore di Gesù fa il suo ingresso dirompente nel mondo, vestito di peli di cammello. Le sue parole bruciano l'aria, le sue azioni frustano il vento. Predica un battesimo di conversione per il perdono dei peccati ed immerge i suoi discepoli nelle acque del Giordano. Il suo messaggio, pur legato a un momento della storia, è eterno e si rivolge anche a noi. Eh sì, perché anche noi dobbiamo preparare la strada al Signore. Anche noi dobbiamo raddrizzare le vie del cuore. Anche noi dobbiamo spianare le alture della superbia. Chiediamo dunque, in questa liturgia, un cuore attento alla parola di Dio e un vivo desiderio della conversione.
Presiede l'Eucaristia Monsignor Michele Seccia, Arcivescovo di Lecce. Celebrano con lui il parroco, padre Sebastiano Antonio Sabato, e il ministro provinciale, padre Paolo Quaranta. Il servizio liturgico è prestato dagli studenti dei frati minori, guidati da padre Antonio Mattia. I canti sono eseguiti dalla corale parrocchiale in collaborazione con il conservatorio Tito Schipa di Lecce, diretti dal maestro Francesco Muolo, all'organo Carlo Scorrano. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Gesù Cristo il Giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ostacoli Non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Trova aiuto.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome». Parola di Dio. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione. E non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio
può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Reverendissimi frati francescani del Santuario di Sant'Antonio a Fulgenzio, carissimi fratelli e sorelle, autorità presenti, cari amici che ci seguite attraverso la televisione quest'oggi, carissimi anziani e ammalati, vi giunga da questo luogo il saluto di San Francesco. Il Signore ti benedica e ti dia pace. Con questo spirito ci immergiamo nella liturgia odierna in cui campeggia la figura di Giovanni Battista. Il Vangelo descrive anzitutto la personalità e la missione del precursore di Cristo. Incominciando dall'aspetto esteriore, Giovanni viene presentato come una figura ascetica, vestito di pelle di cammello. Si nutriva di cavallette e miele selvatico che trovava nel deserto della Giudea. Da qui traiamo il primo insegnamento valido anche per la nostra vita. Giovanni Battista ci richiama a scegliere la sobrietà come stile di vita, specialmente in preparazione della festa del Santo Natale, in cui il Signore, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Subito il Vangelo definisce l'identità e la missione del Battista a partire dalla parola del profeta Isaia. Giovanni è la voce di uno che grida nel deserto. Per proclamare l'imminente avvento del Messia, da secoli annunciato e atteso. Ecco allora un secondo insegnamento stupendo, perché Giovanni è definito a partire dalla parola di Dio, perché è questa che, come parola precisa, scolpisce, quasi cristallizza tutta la vita del Battista. Spesso noi veniamo etichettati a partire da ragionamenti umani, dai beni che possediamo, dalla carriera che facciamo, dal ruolo che svolgiamo, dal successo che abbiamo. Ma tutto questo non è che esteriorità, che non tocca sempre il cuore dell'uomo. Solo la parola di Dio può definirci dall'interno. Può misurare la grandezza della nostra interiorità e può scolpire in noi la meravigliosa dignità di creature amate dal Signore che per noi e per la nostra salvezza si è fatto uomo.
Il principio e il fondamento della nostra conversione, allora, consistono proprio in questo: lasciarci modellare dalla parola di Dio, che è la sola che penetra fino al punto della visione dell'anima e dello spirito e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Fratello e sorella che mi ascolti, domandati oggi: da chi lasci plasmare la tua vita? Ricordati che se ti lasci guidare dal Signore, allora ne ascolti la voce e divieni tu stesso voce e testimonianza per il tuo fratello. Se invece ti lasci definire dalle mode passeggere del mondo, o peggio ancora dalle subdole seduzioni del peccato, è giunto il momento che tu ascolti il richiamo del tuo Signore con l'insistenza del Battista, che ripete: fate frutti degni di conversione. Ma per udire questa voce è urgente raggiungere il Battista. Dove si trova? Nel deserto. Il deserto è il luogo dell'azione della grazia di Dio. Infatti, fin dall'Antico Testamento, il deserto fu visto come lo spazio della formazione del popolo e della sua alleanza con Dio. Nel deserto Israele fu purificato dal proprio peccato e là si innamorò del Signore. Attraverso il deserto, con premuroso amore, il Signore ha condotto il suo popolo verso la terra promessa. È nel deserto, quindi, che l'uomo può percepire e sperimentare con maggiore intensità la grazia di Dio e l'intimità con Lui. Proprio nel silenzio del deserto, la voce di Dio si ascolta con umiltà e gioia, e questa voce dà pace. Il deserto non è però la destinazione finale dell'uomo. In quanto il suo percorso terminerà con l'ingresso nella terra promessa, ma senza un serio cammino di conversione non si può giungere alla gioia del cielo. Per camminare nel deserto, l'uomo di ieri e di oggi ha bisogno di essere spronato. Da qui le parole forti del Battista che risuonano anche oggi per ognuno di noi che è chiamato a lasciare la sua zona di comfort, le sue comodità, per andare incontro al Signore che viene per donarci il suo perdono. Infatti la predicazione di Giovanni Battista risveglia il popolo e lo invita a rivolgere l'attenzione al Dio della santità e della libertà. Egli non insiste tanto sul peccato, quanto invece sul pentimento e sul perdono dei peccati che aprono all'incontro con Cristo che viene. Il Battista fu profeta austero, serio, forte, audace, come il poverello d'Assisi, che fu il primo testimone di Gesù, voce potente dello Spirito Santo che proclamò la conversione del cuore. Sant'Agostino, il grande convertito, nelle sue riflessioni, parlando del Battista, scriveva che lui era la voce che annunciava la parola e l'avvento della parola, in quanto la sua voce era ispirata dallo Spirito Santo. Lasciamoci dunque guidare dallo Spirito di Dio, che ci condurrà all'incontro con il Signore. Gesù viene per strapparci dall'oscurità dell'egoismo, del peccato, per condurci alla liberante salvezza. Allora, alla sera della vita, lo ritroveremo non come giudice severo, ma come Salvatore misericordioso e fedele.
l'Immacolata Vergine Maria, che festeggeremo tra qualche giorno, ci accompagni, cari fratelli e sorelle, con dolcezza materna nel cammino verso il Signore che ella stessa ci dona. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti nella vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, invochiamo Dio Padre, datore di ogni bene, perché ci sostenga nella fede e ci disponga ad accogliere con gioia la venuta del Salvatore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché attende il suo Signore pregando e vegliando, per poter trovare luce nei momenti bui della storia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i malati, le persone sole, gli anziani, perché sentano sempre la presenza di Gesù vicino alla loro vita e possano avere accanto persone che donino tenerezza e misericordia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i credenti di tutte le religioni, perché nella preghiera, nella solidarietà e nell'impegno collaborino per liberare la storia dal male e dalla violenza che minacciano la vita. Preghiamo. Ascoltaci. Per la nostra casa comune, perché torniamo con urgenza a prendercene cura e a custodirla, restituendola al progetto di armonia del suo Creatore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre comunità, perché, accogliendo la sollecitazione dello Spirito a compiere nuovi percorsi di sinodalità, sappiano mettersi in gioco con coraggio e creatività per portare ancora al mondo la luce del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, fonte della vita, ricolmaci del tuo Santo Spirito perché il nostro impegno evangelico annunci il sorgere dei nuovi cieli e della nuova terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amore del Signore, ci stringe l'unione.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo e dallo Spirito Santo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, all'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona è giusto. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui Cristo tuo Figlio, Signore giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e di splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora Egli viene incontro a noi, in ogni uomo, in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Sant'Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode, la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo tutti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi, come figli del Dio della pace, un gesto di comunione fraterna. Amen.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Eterna. Amen. Oggi si usa spesso parlare di giornate di deserto. C'è il desiderio di uscire dal rumore della città, dal peso delle cose, degli affanni e delle cose banali per ritrovare se stessi. Nel grande rumore che circonda la nostra vita, il silenzio ci è necessario per poter arrivare al cuore, all'anima. Il cantautore Zucchero, in una sua canzone, dice: «Il silenzio è la dieta dell'anima». È importante per noi dare un po' più di spazio al silenzio, alla vita interiore, per raggiungere l'equilibrio della nostra esistenza. Chi distrugge il silenzio, distrugge una delle vie che portano a Dio. Il filosofo Kierkegaard scriveva: «L'odierno stato del mondo, la vita intera è malata. Se fossi medico e qualcuno mi chiedesse una ricetta, risponderei: fate silenzio, fate tacere gli uomini, create il silenzio, portate gli uomini al silenzio. Troviamo il coraggio e il tempo di fare silenzio, di entrare nel deserto. Lasciamoci alle spalle rumori, chiacchiere, parole, per ascoltare la parola di Dio. E facciamo in modo che essa non cada nel deserto più arido. Preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento. Insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate e annunciate il Vangelo del Signore, glorificando il Signore con la vostra vita. Rendiamo grazie a Dio. Nel Vangelo di oggi abbiamo sentito la voce di un profeta, Giovanni il Battista, il testimone di Cristo per eccellenza, una voce unica, insolita, controcorrente. Anche la nostra esistenza, la nostra testimonianza, deve poter mostrare, deve poter annunciare il Cristo. Non possiamo permettere che la nostra vita cristiana sia insapore, incolore, piatta, abitudinaria. Diceva con parole forti San Giovanni Crisostomo: Cristo ci ha lasciati sulla terra per essere fiaccole che illuminano, fermento nella pasta, per essere seme e portare frutto. Non ci sarebbero più pagani se ci comportassimo da veri cristiani. E questo non solo perché nulla è più contagioso dell'esempio, ma perché dietro e dentro un cristiano convinto c'è Cristo stesso che agisce. Dobbiamo allora essere una presenza viva nella società. Dobbiamo essere una spina nel fianco. Dobbiamo essere una presenza di provocazione in un mondo indifferente, proprio come lo fu Giovanni Battista. Termina qui il nostro collegamento da Lecce. Vi salutano Simona De Santis, che vi ha parlato, il regista responsabile del programma Gianni Epifani, l'aiuto regia Michele Totaro e la squadra RAI di Riprese di Roma. Arrivederci a giovedì prossimo, 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, per la Santa Messa, che sarà trasmessa dalla Chiesa di Santa Maria in Montesanto, in Roma. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma Su Immagine, e a tutti voi davvero una buona domenica. Mezzogiorno preciso, ascoltiamo le sue parole. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi, seconda domenica di Avvento, il Vangelo della liturgia ci presenta la figura di Giovanni Battista. Il testo dice che portava un vestito di peli di cammello, che il suo cibo erano locuste e miele, miele selvatico, e che invitava tutti alla conversione. E diceva così: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. E predicava la vicinanza. Insomma, un uomo austero, un uomo radicale, che a prima vista può apparirsi un po' duro e incutere un po' di timore. Ma allora ci chiediamo, perché la Chiesa lo propone ogni anno come principale compagno di viaggio durante il tempo di Avvento, durante questo tempo di Avvento? Cosa si nasconde dietro la sua severità, dietro la sua apparente durezza? Qual è il segreto di Giovanni? Qual è il messaggio che la Chiesa ci dà oggi con Giovanni? In realtà, il Battista, più che un uomo duro, è un uomo allergico alla doppiezza. Sentite bene questo: allergico alla doppiezza. Ad esempio, quando si avvicinano a lui farisei e sadducei, noti per la loro ipocrisia, la sua reazione allergica è molto forte. Alcuni di loro, infatti, probabilmente andavano da lui per curiosità o per opportunismo, perché Giovanni era diventato molto popolare. Quei farisei e sadducei si sentivano a posto e, di fronte all'appello sfrezzante del Battista, si giustificavano dicendo:
abbiamo Abramo per padre. Così, tra doppiezze e presunzione, non coglievano l'occasione di grazia, l'opportunità di cominciare una vita nuova. Erano chiusi nella presunzione di essere giusti. Perciò Giovanni dice loro: fate frutti degni di conversione. È un grido di amore, come quello di un padre che vede il figlio rovinarsi e gli dice: non buttare via la tua vita. In effetti, cari fratelli e sorelle, l'ipocrisia è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre. La ipocrisia è un pericolo grave. Per questo il Battista, come poi anche Gesù, è duro con gli ipocriti. Possiamo leggere, per esempio, il capitolo 23 di Matteo, dove Gesù parla agli ipocriti del tempo, così forte. E perché fa così il Battista e anche Gesù? Per spotterli. Invece quelli che si sentivano peccatori accorrevano a Giovanni e, confessando i loro peccati, si facevano battezzare. È così, per accogliere Dio non importa la bravura, ma l'umiltà. Questa è la strada per accogliere Dio. Non la bravura, siamo forti, siamo un popolo grande, no, no. L'umiltà. Sono un peccatore. Ma non in astratto, no, perché questo. Ognuno di noi deve confessare se stesso prima i propri peccati, le proprie mancanze, le proprie ipocrisie. Bisogna scendere dal piedistallo e immergersi nell'acqua del pentimento. Cari fratelli e sorelle, Giovanni, con le sue reazioni allergiche, ci fa riflettere. Non siamo anche noi a volte un po' come quei farisei? Magari guardiamo gli altri dall'alto in basso, pensando di essere migliori di loro, di tenere in mano la nostra vita, di non aver bisogno ogni giorno di Dio, della Chiesa e dei fratelli. E dimentichiamo che soltanto in un caso è lecito guardare un altro dall'alto in basso, quando è necessario aiutarlo a sollevarsi. L'unico caso, gli altri casi di guardare in alto in basso non sono leciti. Magari pensiamo essere migliori degli altri, non aver bisogno ogni giorno della Chiesa. L'avvento è un momento di grazia, un tempo di grazia per toglierci le nostre maschere. Ognuno ne ha, ognuno di noi ne ha le maschere, e metterci in coda con gli umili per liberarci dalla presunzione di crederci autosufficienti, per andare a confessare i nostri peccati, quelli nascosti, e accogliere il perdono di Dio per chiedere scusa a chi abbiamo offeso. Così comincia una vita nuova. E la via è una sola, quella dell'umiltà. Purificarci dal senso di superiorità, dal formalesimo dell'ipocrisia, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle, dei peccatori come noi, e in Gesù vedere il Salvatore che viene per noi, non per gli altri, per noi. Così come siamo, con le nostre povertà, con le nostre miserie e difetti, soprattutto con il bisogno di essere rialzati, perdonati e salvati. E ricordiamoci ancora una cosa: con Gesù la possibilità di ricominciare c'è sempre, mai è troppo tardi, mai. Sempre c'è la possibilità di ricominciare. Abbiate coraggio, Lui è vicino a noi e questo è un tempo di conversione. Ognuno può pensare: ho questa situazione dentro, questo problema che mi vergogna, ma Gesù è accanto a te. Rincomincia, sempre c'è la possibilità di dare un passo in più. Egli ci aspetta e non si stanca mai di noi, mai si stanca, eh? E noi siamo noiosi, ma mai si stanca. Ascoltiamo l'appello di Giovanni Battista a tornare a Dio e non lasciamo passare questo avvento come i giorni del calendario,
perché questo è un tempo di grazia. Di grazia anche per noi. Adesso qui. Maria, l'umile serva del Signore, ci aiuti a rincontrare Lui, Gesù e i fratelli sulla via dell'umiltà, che è l'unica che ci farà andare avanti. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbo un caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in cui sumo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi, provenienti dall'Italia e da vari paesi, famiglie, parrocchie, associazioni e singole persone. Anche vedo bandiere spagnole, polacche, argentine, tante, benvenuti tutti. In particolare saluto i pellegrini spagnoli di Madrid, Salamanca, Bolaños de Calatrava e La Solana. Nel salutare i polacchi desidero ringraziare quanti sostengono la giornata di preghiera e di raccolta fondi per la Chiesa in Europa dell'Est. Sono lieto di accogliere l'Azione Cattolica di Aversa con il Vescovo Monsignor Spinillo, come pure i fedeli di Palermo, Sutrio e Saronno, i ragazzi della Cresima di Patada, diocesi di Ozieri, e quelli della parrocchia di Sant'Enrico di Roma. Auguro a tutti una buona domenica e un buon proseguimento nel cammino di Avvento. Giovedì prossimo celebreremo la solennità dell'Immacolata. Alla sua intercessione affidiamo la nostra preghiera per la pace, specialmente per il martoriato popolo ucraino. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.